Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Oggi abbiamo scelto due articoli dell'Economist, ovviamente. Il primo dal titolo Democracy Contains the Seeds of Its Own Recovery. L'articolo parla di come la democrazia sia sempre più a repentaglio, stando ad un'analisi dell'Economist Intelligence Unit, che è un'organizzazione sorella dell'Economist e che ha dal 2006 compie una sorta di indice della democrazia nel mondo. Specifica di come per via della pandemia il Covid-19 ha accelerato questo declino e dice di come però non sia colpa di colpi di Stato in questo caso. Sì, praticamente l'Economist dice che la novità rispetto al passato è che nel passato la democrazia era sempre stata sotto attacco per eserciti cattivi oppure questi cattivi alla James Bond. La differenza adesso è che il male è dentro di sé, cioè sono i governi democraticamente eletti che sembrano voler minare proprio le basi della democrazia. Ma secondo te è una novità totale, storicamente parlando? I sistemi totalitaristi del passato sono nati e cresciuti sotto la stella della radio. C'era una frase di Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler, del 38, quindi in pieno potere nazista, 5 anni dopo la presa del potere, che dice: non sarebbe stato possibile per noi prendere il potere e mantenerlo come abbiamo fatto senza l'uso che abbiamo fatto della radio. Quindi Goebbels, ma come del resto anche Mussolini in Italia con radio e poi televisione, facevano un uso spregiudicato dei mezzi di comunicazione, uso spregiudicato che ha fatto sicuramente Trump, che nel 2016 in un'intervista alla CBS dice: il fatto di avere questi numeri su Facebook, Twitter e Instagram sicuramente mi ha aiutato a vincere. O come è stato fatto in Inghilterra con il Brexit ha spiazzato totalmente qualsiasi tipo di comunicazione politica, imponendo una comunicazione sui social network che ha stravolto completamente la maniera in cui un messaggio politico veniva passato ai cittadini. O mi ricordo anche un articolo sul Financial Times di qualche anno fa che si intitolava India, una WhatsApp democracy. Quali sono quindi i paesi che l'Economist identifica colpiti da questa crisi democratica e in che modo? Ne identifica abbastanza l'Economist, parla di Stati Uniti ovviamente, l'altra volta aveva parlato di Gran Bretagna, poi mette l'Ungheria, la Polonia, il Brasile, me li sono dovuti scrivere, la Turchia, il Messico e l'India. L'Economist dice anche però che la democrazia è minata, ma allo stesso tempo è la democrazia che può salvare se stessa, proprio grazie a se stessa. Esatto, quindi l'Economist, parlando soprattutto degli Stati Uniti, dice che la democrazia si è salvata grazie alla professionalità di quelli che in Inghilterra vengono chiamati public servants, cioè i servitori della cosa pubblica. E questo ha portato le democrazie a non sfociare in dittature, come appunto accadde negli anni 30, ma di interiorizzare questo conflitto. Quindi parla un po' delle società come se fossero delle persone e dice invece di un rigetto della democrazia abbiamo assistito a una creazione di forti conflitti all'interno della democrazia. E dice l'Economist, la società non può funzionare, anzi lo dice in maniera ancora più chiara, dice sono i compromessi che fanno andare avanti la società, un po' come con il matrimonio, cioè non si può vivere insieme, non si può star bene insieme se tutte e due le parti vogliono restare fisse sulle proprie posizioni. La stessa cosa ovviamente c'è all'interno della democrazia, e quindi accettare per esempio il fatto che un altro abbia vinto le elezioni, che tu abbia perso le elezioni, e ovviamente il riferimento è a Trump, e sempre riferendosi a Trump, accettare il fatto che casomai all'interno della comunità di stati tu la pensi diversamente. La cosa bella, secondo me, che sta emergendo ultimamente è una democrazia globale, o comunque una collaborazione globale, in cui sono tutti gli stati che hanno capito che devono collaborare.
Direi che questo è un trend che sicuramente è stato accelerato dal Covid, in cui ci siamo trovati tutti quanti nella stessa situazione e qua, okay, o si collabora o la prossima volta la mazzata sarà ancora più forte, quindi abbiamo capito che bisogna collaborare. Tu sei positivo, abbiamo capito che bisogna collaborare, quindi tu pensi che verrà portata avanti questa linea? Esattamente come l'individuo è andato sempre più sparendo perché è stato assorbito dalla società. No, noi siamo sempre meno liberi di fare quello che vogliamo, nel senso che facciamo sempre più parte di un qualcosa più grande di noi. No? Siamo sempre più come dei neuroni all'interno del cervello che non si rendono conto di che cosa fanno parte. La stessa cosa sta accadendo agli stati, cioè gli stati stanno perdendo di autonomia per andare a far parte di organizzazioni di stati sempre più grandi. Cosa che ovviamente genera negli stati stessi una crisi dell'io. Quindi sono gli stati che reagiscono in maniera tribale e dicono no, dobbiamo affermare quindi no all'immigrazione, no ai trattati internazionali, noi abbiamo la nostra cultura che vogliamo difendere. Però è evidente che a livello mondiale c'è un dialogo che non c'era sicuramente 50 anni fa. Questo si connette perfettamente al prossimo articolo dal titolo New Technological Behaviors Will Outlast the Pandemic. Ancora una volta il Covid-19 e la pandemia sono protagonisti e l'articolo parla di questa accelerazione tecnologica alla quale stiamo andando incontro dovuta proprio alla pandemia, di come le transazioni senza soldi siano aumentate esponenzialmente, di come ormai chiunque dalla nonnina italiana, citando testualmente l'Economist, a un lavoratore o un consumatore medio siano stati toccati da questo fenomeno. L'articolo ci dice di come praticamente abbiamo avuto un'accelerazione di 5 anni in pochissimi mesi. Esatto, l'Economist qui evidenzia tre cose. Tre comportamenti che hanno avuto questa tech accelerazione, come la chiama, tech acceleration. Uno è lo shopping online, l'altro sono i pagamenti digitali, come dicevi, e poi il terzo il lavoro da casa, che per qualche motivo in Italia viene chiamato smart working, telelavoro. E intelligentemente evidenzia però anche i problemi che questo cambiamento repentino stanno provocando. Quindi nel caso dello shopping online, il fallimento di tanti negozi brick and mortar, di tanti negozi fisici. E qua aggiungerei anche che di per sé uno può dire anche che è un cambiamento necessario, no? Cioè arrivano le macchine e i vetturini si trovano senza lavoro. La differenza è che quando sono arrivate le automobili venivano prodotte tipo in Italia, cioè nel paese. Qua con il passaggio online in realtà c'è un gigante Amazon che riesce a eludere buona parte delle tasse grazie al fatto che i paesi europei non riescono a collaborare appieno sul regime fiscale, quindi questo ovviamente genera un impoverimento dell'Italia. Chiudono i negozi fisici e la gente compra su Amazon e chi faceva il commesso ha semplicemente perso lavoro. Pagamenti digitali, bellissimo, pagheremo tutto digitale, non ci sporcheremo più le mani con la carta moneta. Purtroppo, uno, le stesse nonnine che devono comprare online hanno difficoltà a utilizzare questi pagamenti online. Si ritornerà indietro, cioè si ritornerà alla situazione pre-Covid? Allora, secondo l'Economist ci sarà in alcuni campi comunque un ritorno, non alla normalità, ma comunque al pre-Covid. Per esempio nell'istruzione c'è cioè fondamentale la face to face, no? Poter parlare, avere la persona di fronte, però d'altra parte dice lo stigma dell'educazione a distanza, dell'istruzione a distanza è caduto, quindi sicuramente ci sarà la possibilità di fare più corsi da casa, che è una cosa positiva, che però non dobbiamo dimenticare è una cosa che
metterà sotto stress le università più piccole. Accenniamo il terzo articolo adesso, dal titolo How Enel Became Europe's Climate Centurion. L'Economist parla della figura di Starace e parla di come, racconta di come Starace ha annunciato piani per investire circa 160 miliardi entro il 2030 per triplicare virtualmente la sua capacità di energia rinnovabile a sì, 120 sì, sì. gigawatt. E oltre a questo, secondo me, la cosa bella di questo articolo è che alla fine Starace appare un po' come un Enrico Mattei del 2020. Cioè, così come Enrico Mattei aveva capito l'importanza di una di poter dare all'industria italiana l'energia, no? Quindi trovare il petrolio in Italia, il gas in Italia e darlo a prezzo il più basso possibile all'industria italiana, Starace sembra aver capito che c'è uno spostamento adesso dalle grandi compagnie del petrolio alle utility elettriche, no? Alle società elettriche. Quindi le compagnie del petrolio stanno comunque perdendo potere perché appaiono un po' come dei dinosauri che succhiano il petrolio dalla terra, mentre la distribuzione comunque dell'energia, indipendentemente da come sia prodotta, cioè in maniera rinnovabile con fotovoltaico o con un impianto a carbone, che l'Enel possedeva e sta smantellando piano piano, viene comunque sempre più distribuito attraverso una rete elettrica che diventa sempre più intelligente. Noi qui torniamo sempre al solito discorso dell'informazione, cioè passiamo da delle società che alla fine lavorano solamente con l'energia, meno male, e succhiano, prendono energia e non sanno bene come distribuirla, a delle società in cui il processamento dell'informazione è fondamentale.